Ferretti. I Balconi sul Canalazzo è stata rappresentata nella lingua veneziana per la prima volta nel 1928. Ora qualche cenno sulle vicende dei personaggi. Siamo a Venezia, c'è un congresso di alti prelati e sono in vista le feste di San Luigi. Siamo nel 1928-30 circa. Ogni famiglia nobile ospita in casa un vescovo o un cardinale. A casa dei Cornetti arriva un sacerdote, Don Alessio, ma si aspetta anche un vescovo. Don Alessio, molto presto, viene a conoscenza di tutte le più piccole indiscrezioni riguardanti la famiglia e fatica a tenerle per sé, essendo per natura un po' chiacchierone. In casa ci sono anche due ragazze innamorate di due giovanotti, ma il padre di queste ragazze ha in progetto di sposare almeno una delle due ad un conte un po' avanti negli anni. In visita alla famiglia arriva anche una vedovella che crea un po' di scompiglio, ma non vi dico altro, altrimenti niente sorpresa. Vi preghiamo di essere calorosi negli applausi e di perdonare gli eventuali errori, perché ci sono attori che recitano proprio per la prima volta. Buon divertimento. Qualcheduno
qualche schincapelle che scrive versi a panzavola, proprio adesso che si arriva il conte Bartolomasi, una persona seria, posata, matura. Altro che matura, 72 anni. Esagerata, ma se il naso compio 71 8 mesi fa. Dico poco. E poi il conte, salì la volta buona che avessimo il modo di introdursi nell'alta società, no, anche che provenivo da piccolo borghese, vero Gisella? Guarda cosa un vostro padre. Dite quello che volete, ma mi, quella caricatura di vecchio, non lo voglio. Non ti voglio. No. No, Dio vuol! No, no e no! Beh, loro lo sposata! Sì, sta fresco! Farrugio, sei stesso! Che piacevi, tutte e due? In stessa maniera? Ma me la vedo anzi che non voglio sposarle tutte e due! Che bello che saremmo col vecchio se te meno a coccolartelo! Giuda! Alle ride! E questa è la bella educazione della gioventù moderna, impiparsene dei genitori, non avrà altro che pensieri di pitturarsi, ondurarsi, vestirsi, sfoggiarsi, dare al gine. Ma mio, voglio essere in pista sposando il conte, e mio stesso. Stai ben sicuro che l'improgiata più grande la ciapparia lui. E poi papà, se ti dici tanto a imparentarti con noi, tagliela la zia, la farfata apposta per lui. Questo è poco ma sicuro. Ma lui, anche se è da pestiere. Ma fammi le cose. Bisogna raccontare i tappelli per il passato della reliquia del Santo Vizio. I tappelli? Tu hai mie idee, perché i miei amici mi dicono, guarda c'ho i cornetti, e se diventa bigotto clericale, non si imparla neanche. E allora cosa ti dico, mia ragazza? Comandati, deluso! Oh, bello! Ma che deluso, una robetta così e così! Ma come così e così? Ah, dimmi scuse, lui deve pensare che hai i balconi sul canasso e che se da qua Italia vega sente giudica il lusso dell'appartamento e il don della famiglia. Certo, ma fa gente che si sta in vista? Ah, Gamolo invece si è in vista ancora di più! Al bar, per esempio, i contarini, che sta sull'altra riva, i mega ordinari, tappeti di sera. E noi altri dovremmo stare sotto dei contarini e farci dare dei pitocchi. I pitocchi? Hanno altri. Non sai imparare neanche a parli, Veruccio. Parli più i contarini, che messo a disposizione del comitato una camera per qualche ospite. Ha congregato il forestiere. Ah, da loro, dopo Daria che venne, un prelato, un vescovo. La meglio famiglia di Venezia si fa in quattro per dare alloggio a vescovi e a cardinali. Lo so, difatti domandà la Radegonda a offrire la più bella camera al comitato. Cosa? Senza dirmi niente a me? Conoscendo le tue idee. Le mie idee? Le se l'hai in alto e là le resta perché nessuno può giocare. Parlo in mente. Ah, come un libro stampato? Intanto, dove misure? Berta, accompagnilo, va bene. Io sentivo tra noi altri, non potrebbe venire che un vescovo. E potrebbe star sicuro che se Cataria venò. No, ma allora sì, che avevo quattro fratello Dionisio e suo muggero. Poveri cani, ti serve più per me delle feste di San Luigi? Sì, lo so, ma allora si abituò in campagna. E là, per certo modo del farti, modi che avevano gli altri. Certo, noi gai i nostri modi, signorini. Peraltro non potevo cassarmi via. Quando che mi serve pesci, io domando a loro e lei mi dice mai di no. Dice signore, noi gaffiori. E poi in caso di disgrazia a me venire tutto a noi altri.
capirete, non potevo disgraziarsi. Oh, Benji, che bella l'idea di tappeto. Ciao, stupida. Ma no, tutto in misure. Adesso mi dica, come li vuoi i tappeti? De seta? De veluto? O de damasco? Visto che sei gala a fare sta spesa, guardiamo chi fa sapere di cura. Mi dica, è porto anche allo stemma e mezzo? Ah, non stavo dire. Col stemma e mezzo, chicca? Io non so. E per i balconi che vanno in cale, cosa che mettono? Ah, vena cale, sconta, non passa mai in su. Oh, ma può fare una roba completa? Dicevo sì. Ah. Bisogna che muri anche là. Ma di cotonina però. Va bene. No, allora, fermo così da noi in bottega da me. Scegli la stoffa che va bene e se mettiamo d'accordo così. D'accordo, sì, già tutto il capello che devo. Beh, aspettini che vengono caduti così da che a strada dopo vado a messa. Ma mi intanto vado, perché ho tanto da fare. Ma dovrei sapere che in questa occasione preparo gli appartamenti dove che aspetta qualche persona prelato imminente. E che dica anche eminenza, diamine. Ah, eminenza o eminente, sei stesso. Mi sapete che viene fare il congresso? Ah, che cambio i mobili che può fare cattiva figura, sostituisco i quadri profani con quei sacri. Guarda per esempio però, si dico. Certo, hanno oggi che abbiamo fatto l'occio. Ma quanto è potuto passare per Santa Maria Maddalena? Io ho il sentimento. Che se capita qualche prelato importante anche di monastica. E guarda che mi dedico anche agli librei e poi ho disponibile anche un cameriere omnibus. Omnibus? Cosa sarebbe omnibus? È uno di quei che va in prestito di qua e di là, dove che si aspetta che sono arrivato. Ah, va bene, avevamo da pensare che a proposito delle persone di riguardo, Tosi, sai che mi ha scritto la signora Svige e che mi arriva un cuo? Cosa? La vieni qua, quella civettona! Che meraviglia! Aspettate voi a diventarla quando che già arrivo al Lido! Sfidami! Ti l'avevi invitata con tanto trasporto che la vedo allegra! Mi? Voi tre! Vostra mare! L'avevo invitata così, come che se fa, sperando che non l'accettasse! E invece la caccia già! E non potevo usare che la mai a casa! Beh, se vuoi andare. Ah, mi sono pronto. Teresa? Teresa? Voi tre, mi raccomando di studiare e non sempre al balcone ignoccolato. Vi voglio e volute. Lo lascio quello della patata e se per caso invece di lui
qua, proprio qua. Se no che versivo, mi hai staccato anche la campanella per la porta. Sì. Ah, bravo, così mi piace, sempre buoni e bravi di coraggio. Ma lei, signor Giorgio, non doveva venire. Ma perché sta accoglienza? Non la vede che mi sono calmo e tranquillo. Scusi, ma da parte mia non voglio responsabilità. Ma lo capio, mi sa che bisognerà trovare un moroso anche a far questa. No già, ma è tanto timido. Sto sempre nascosto nel sottoportico di faccia. Ah, ma è per caso quel giovanotto che in fondo sempre qua sotto. Bene, bene, farò la sua conoscenza, diventeremo amici, te lo porterò qua. Qua? Ma no! Ma sì, tanto devo trovare il mezzo per venire qua. Maria Santa, ma cosa vorrò fare? E cosa vuole di Tito? Dammi di te, come quando che te ne scrivi. Ma scrivendo sega più coraggio. E poi, non ti medagli ancora dito. Sappi dunque che vignerà a Venezia per le feste di San Luigi anche a mio zio, fratello di mia mamma, vescovo a Roma. Vescovo, ti capisci? E capisco, non sono sorda. E mi? Sono. E suo unico nevodo. Sì, ma dopo? Dopo non sta a domandarmi più niente, perché vado a chiederti un'altra cosa. Ti, mi gusto bene. Fin da seno. Sì, tanto Giorgio. Allora dammi un bacio. No, sarà la prima volta. La prima cara, si scomincia sempre da una prima volta. Loro congressisti. Si capisce, caro?
figlia di Maria. Ma io come figlia di Maria la sei un poco ansia, no? Papà! Ma è proprio vero tutto quello
così alta! Ma così alta! Ma così alta! Che il parla col papa col mica quella parla! Tutti buone maniere parlano! Io che mi raccomando, donne, se abiti sarai, e cocco e lunghe! Abiti sarai! Dimo de là, Dionisio, a riposarsi nella stanza che se meglio. A proposito, guardate che nella vostra camera andrà a stare il vescovo. No, e non altri? Da nessun'altra. Bisogna che venire a finire le circostanze. E per i besti, non badeghe che son qua lì. Voglio. Voglio che i cornetti se faccia un loro voglio. Ah, adagio qui bestica. Ti tasi. Ma non ti pensi che il nostro nome sarà sui casetti? E quando glielo farò vedere a qui macchia del mio paese, che soddisfazione, cara. Una soddisfazione che ste costerà salata. Ti tasi sempre che non ti centri. Mi sono tua mugere, parlo finché mi comoda. Basta, ti disegna cornetti per combinazione, cara. Guarda, spendi tutto quello che ti serve, pago tutto mi pago. Mi spero che mi faccia ste baruffe anche davanti al vescovo. Certo che il mio fratello è la de che in maniere così rusticane. Bisognerà più lontani dal vescovo, più che se può. Ma lui, ma che sia un vecchio, non gli avrà che sia un vescovo. Sì, un vescovo. Come fa? Manco che sia possibile, perché mi con tutti quei vescovi e con tutti quei cardinali mi sentiria da fare una gran brutta figura,
Luise mia, personaggi per me troppo pessi grossi quelli, e mi piuttosto preferisco dar a visitar Venezia, che è tanto una bella città, e in questi giorni la cos'è così affascinante. Vado, capio, e vuol divertirse. Ah, oh, signorina, ma qui lo butti modi sarà. Vado quanto come la tessera e il distintivo e la carta d'identità e adesso te la mostro. Va? No, non serve. Sì. Ecco. Ma che un serfino che conosce il cerimoniale. E me ne c'era il vescovo. E portare in giro tuo fratello Dionisio, suo museo? Solo così stava manco in casa. Solo che non dicevo che niente che deve arrivare il vescovo. Perché avessi in Dio e vuol stare a targa del vescovo. Io diremo dopo che arriva. Ma non si affanna a cercare il reverendo, che crediamo, lascia perdere. Eccola qua, grazie alla sua tessera. Ah, signore, eccola qua, questa la sera tessera, ma adesso che levo l'incomodo, sa? Mi adesso che levo l'incomodo. Scusa, reverendo, non avessimo nessuna difficoltà a tenerlo qua in casa. Perché mi crede un galantomo, ma mica i miei sono un povero can de prete cari. Ma cosa Paolo, guardano altri, gli ospiti, se come quei antichi del cosso. Del medioevo. Bravo, dell'evo, sacri inviolabili ed albergati a gratis. Oh, a gratis, signori, no, troppo di... a gratis. Ma cosa? Mi sorella, la Bonda, la che c'è nella sua camera? Vero, Bonda? E se figura, trattandosi di un sacerdote, po'? Il più su bionda porta via la sua roba e la cameriera la rimette a posto la sua de roba alla camera. Mami, non ho più parola? Ma io che mi descrivo. Descrivete come descrivo. Ma mi ho perso la favela? Bisognerà che vado a informare il comitato degli alloggi, sì, vado subito. E che andrà dopo di snar? Anche di snar? Sono quello che non assieme di giù. Ma mi non ho più parole? Mamma mia, Vergine benedetta, non ho più parole? Reverendo, può sa solamente la roba del comò. Mino che la tocco, cara. Ciao, e questa roba dove la metti? La metti là in la camera di Teresina, metterà. La Teresina dalla sua camera scura. Oh, ma troppo disturbo, mi chiedo troppo disturbo. Per carità, quando lo faccio tanto, tanto volentieri. Grazie. E tu non ci preoccupa? No. Piuttosto, se la va a darmi, se non la spasso cava. Se non lo dite a sua camera. Grazie, sa, perché non ho proprio tanto bisogno. E se pense, e il viaggio fatto in corriera questa stagione, struccai come sardelle insieme ai miei parrocchiani, dice tanto brava gente, tanto buoni cristiani, ma questa stagione mi sa un motorin. Motorin che glielo raccomando. Beh, e allora amico, proprio bisogno di darmi una bea spassettata, una bea lavata, una bea presentata. Con permesso, salio. Con permesso, e ancora infiniti ringraziamenti, salio. Con permesso. Arrivederci. Arrivederci. Perché mettere la povera Gonda nella camera della serva? Ma non ti capisco. Se nella camera di Dionisio mettiamo il vescovo, in che camera di sì, che mettiamo un prete che passa dal segretario. E poi, pensavi tutti che la Gonda va in crisi di sonnambulismo? E se per caso la viene a spastisar qua in camisa, come che faremo il studio del vescovo? Cosa che non sarì? E poi, sapete che mi vedo e prevedo tutto. Donne, vederà apparecciare a tavola sul Salon Grande, che ancora abbiamo tanti ospiti, il conte Bartolmasi, e il nevoto del vescovo, che è un posto abbastanza simpatico.
Ah, questo sì, questo è vero. Intanto passo dal tapessiere, par l'omnibus e le livree. E se è un sacrificio che faccio alle mie idee democratiche, ma idee, le mie idee le ce l'ha in alto. E là le resta, nessuno può toccare. Le spese e le paga mio fratello, e questo è l'importante. Mi vado a parecciarmi la valigetta.
cioè, no, no, volevo dire, loro come stanno? Due ragazzi passeranno a raccogliere le vostre offerte. Lo scorso anno abbiamo raggiunto la somma di 2 milioni tra il sabato sera e la domenica pomeriggio e sono stati devoluti a Don Erminio, missionario in Brasile, e a Suor Rita, missionaria in Ecuador. Quest'anno aiuteremo ancora Suor Rita, che si trova a Quito, in una zona molto povera. E vorremmo però dare una mano anche ad una missione di Suor Amalia Sartori, nostra compaesana, che è stata missionaria in Kenya per circa 33 anni. Ella ci ha fatto sapere che a Nairobi, in un istituto diretto da una sua consorella, sono ospitati molti bambini orfani di genitori morti di AIDS. Con 500.000 lire potremo adottare uno di questi bambini e aiutarlo per un anno. Speriamo nella vostra generosità, convinti che anche le nostre piccole gocce aiutano a formare l'oceano, che senza di esse sarebbe impoverito. E ora godiamoci il secondo atto. Venga pure avanti.
si intenda bene, Sor Giacomo, si intenda. Manco di dubito frati il palipretio. Gnacca un che o gnacca. Se no, mi vado via. Vedo che avete detto 100 volte. No. Se è meglio intendersi prima, se è meglio. Sono qua. Buongiorno, signori. Prima di tutto... Eccellenza, segretista eccellenza i vescovi, eminenza segretario cardinale. Non sei cardinale. Magari lo fosse. Ma non si sa mica quando che arriva la sua eccellenza. Guarda, dirmio, sono in volo, che l'ha a trovare un telegramma a casa. Sto qua, chi sei? Che sei, il nuovo cavaliere? L'omnibus. Signor Giacomo, parmesiere qua, mica avrà detto che metteniamo questi pochi dei giorni. Sì, tanto che fa il cameriere. No, molto. Prima fava il coiffeur. Ma il barbiere? Ma orsega che si intendevo. Un mio mentore, un signor, sai. E davvero, un c'è e quattro figlie in galera. E me l'ha proposto ad andare da giù come cameriere. Però, con l'obbligo di fare da cavei a tutta la famiglia però. Sì, è così tutti i giorni dovevo fare la barba al barone. Accomodare un ondulare il barone. Non aveva mai un momento di pace, non aveva. E se fa questo, che mi sono messo in libertà. Mi sono messo. Sei libero. Chissà che se ti parcavo mi salta a nove degna a fisso. Però vorrei che venisse qua subito, perché ancora, che sarà molto di gente da ricerca. Guarda, stavo qua vicino. In un salto vado a togliermi roba. No, non serve. La cameriera vi darà la livrea e vi dirà perché dove fa. Teresina! Qui io vi raccomando, se è un portamento grave, un punto serio e soprattutto esprimersi in lingua italiana. E qui lo sarà il difficile. Se vede che parola non mi conosco. Teresina! Sono qua! Se mi metto, parlo in italiano, parlo. E se mi sente, sembro una cossiera, sembro. Con permesso, allora. Accompagna Teresina. Va bene. Beh no, anche il cameriere toscano non è. E così è il lavoro del mio. Beh no. Quello vorrà portarmi in conto. Ecco qua. Che sorpresa! Non scappiamo mica? Signora Patrio, che fa? Ostrega! Che esagerazione! 1400 franchi! Capirà? Non li prego! Che te e cammina l'omnibus! E se è un omnibus che costa più di un diretto? Per aver fatto i tapei per il davanti e di dietro del signor Cornetti, dire 800. Posso, voglio scritto mai questa foto? Non importa, mica. Quello che conta, sai che vada bene il conto. E va bene anche quello? Fa seguito a mio fratello, che è io che tiene l'amministrazione di Berlino. Chi vedrà che ti giura il parato in metà bene. Signori, arrivederci a tutti. Arrivederci. Del resto, sono contento. Arriva tutta sta gente. Chi vede i tapei ai breconi, i camerieri in grande livrea, chi resta altro. Credo un cammino. Proprio. A Bresè... Nostro
venga a dirmi a suo nevodo. E giovine? E il vescovo non lo sapeva? No, no, padre, di suo nipote! No, no, vecchio, non parlo, ma è già il suo Anetti. Pari sì, penso che ti venga bene. Giorgio, è molto un bel ragazzo. Ma con tutta questa gente non mi fanno niente via, spero. No, farei anche se tanto posto, niente il primo posto. Ma dove, papà? Siccome non ti aspettavano più. O in caso mai che se posto in te la mia camera. Con lei, don Alessio? No, volevo dire, in caso mai che sedo la mia camera. Neanche a parlare, l'uno da stare vicino al vescovo. E allora la signora Elisa si accomoda con le puntelle. O purco di. Ecco! O purco di. Mi darò in albergo questi tre giorni. Sì o no, t'ho detto con le putelle. Ma sì, con le putelle. Mi sono più che contenta con le putelle. Figurite noi altri. Dalla bagagli? Poco, niente. Qualche valigia solamente. Anzi, scusatemi un momento. Ehi, figa, portatemi quella roba, per favore. Poco, niente, qualche bagaglietto. Incognito insomma. Oh,
per l'amor di Dio, che neanche l'aria lo sa. La sera mia semplice supposizione. Fatto, signori. Pochi fenomeno. Solamente le signorine, solamente, solamente le signorine, solamente! Lei? Io no, signorina, è stato lui. Non l'avevo detto. E per loro, per forza, mi ha prodotto qua con mio gran amico che dormono solo stamattina. Anche questa, ma se arriva il papà e la mamma? Ci arriva pure. Mica non mi ha nominato il mio gran amico, giornalista, reporter. Mi ha nominato da dormirsi, scommessa. E ma niente, non importa, intanto questa scusa per poter arrivare qua, conoscere, fare l'intervista col papà, guarda, mi lo chiamo, addirittura papà, e specialmente per vedere Elena. Ma se il Dio viene a sovere, che ti viene qua per vedermi a me? E che lo sappia, mi sono sicuro, quando che te l'avrà conosciuto, che cercherà di farmi felici. Come che noi altri cercheremo di fare felici, stilo senti qua. Ma... Eva, non la mettete niente per averlo portato qua a fare lo sacco di moneta. Grazie. Grazie tante. Ma si contenti? Anche a me. Allora la mia volta di sì, se volete, come i comigli nel bocio alla Berta. Io che faccio me? Oh Berta, non mi fai. Sono di passaggio. Buongiorno, insomma, che aveva detto che lui era qua. Ah, arrivati in questo momento, si è ricevuti Don Alessio. Però purtroppo in questo numero non disegna ancora il suo nome. Ma sa, ricevendo un vescovo, una ragazza che anche lui. Troppo no. Caro, ho notizie del vescovo? No, purtroppo. Però spero di trovarmi quando che torno in casa. Ma a proposito, sì, siete molto invitati. Senza dubbio. Beh, ora c'è un mi farò un Ricordiamoci che voglio assistere a tutte le feste, Ah, mi farò
coprono non sei come le mie, no, certo? Bene, allora gli altri rinnoviamo i saluti. Sì. Ma cosa? Sei anche a me? Vite già parlare. Denà illuminazione fantastica. E poi, sei anche la galleggiante? Sì, ma l'illuminazione fantastica. Chi la fa di sera, no, adesso? E mi vengo quella. No! Sto qua perché deve arrivare il vescovo. Non è possibile. Senza avviso, non è possibile. E poi, che sei qua qui altri? E che sei Don Alessio? Ma, volevo anche a me andare a fare una boccata di aria. Potevo venire anche gli altri, eh? Ah, sì, a fare la processione prima del tempo. Oh, sempre viene spirito schiumetti. E allora, scontata e difesa da due bellissimi giovanotti, andiamo. Andiamo. E viva la colonna. Tutti la feliciappa. Arrivederci e buon divertimento. Ciao. Alla base la parola è la che l'Arlecchino. Mi non so. Vada, mi baro, mi baro. Dove vale? Per me scusa, Don Alessio. Cosa burlo. Credo sempre che la sia la mia camera. Ma. Per me scusa, Salo. Oh, ma se la intende far la civetta con tutti, non la intendo mica mia, far fin col papà. Oh, che t'hai una torta a te, vero? Ma tu ti sei una torta anche a Don Alessio. Ma io non mi intendo mica stare in quelle gonne là. Ma guarda, visto come chiedo nemmeno gli occhi di qua e di là. Ma... Il Salo per forza viene fa così, per trovarci un altro grido che se lo sposa. Intanto, per fare dispetto, vado a mettermi l'abito più scolapito. Quello che mi avete inverno per andare a Baiano. Mi vado a farmi dare il filozzo di sui e mi metto gli occhi fin qua. Vado a fumarci un pochino, loco così. E la maniera che passa non la chiamo subito. Tutti incantati o dei leggera. E anche lui la guardava in ammirazione. So, e chi per me sta fin da camera? No. Voilà, se non prende le mani da là, no. Anche le mattine pesa di essere parcossa che sono restata in questa casa. Tu adesso? Anche se tanto contento. Lo passa a passare che dica, lo passa a annunciare alle donne che dica che e va a avvisare insomma le passa la cosa, no? Ma guarda te, mica la passa qua la segatura del genio. E se comoda, e se pesco? Un altro sacerdote. Scusi reverendo. Sì? È qui dove è aspettata sua eccellenza Monsignor Bonetti? Garantisco eccellenza. Che si dà di essere passata parola che si mangia gratis. Mi scusi, non mi ha mai visto. No. Non mi ha mai svenuto. No. Quindi non mi ha mai visto. No. Meglio. Ecco. Meglio così. Cioè volevo dire, non ci siamo mai visti. No. Cerca alloggio anche lei? No. Io sono il segretario del vescovo. È il segretario del vescovo che va ad arrivare? Oh, benedetto, che paura matta che mi ha fatto venire, caro. Credevo che fosse il vescovo addirittura, ma si accomoda. Ma guarda questo. Ah, signore. Ma non so. Maria Vergine, mi credevo. Oh, sono che paura. Sono il segretario. Sì, ecco. La signora mi ha detto che non lo diceva lui. Per cosa? Anche la signora in casa piange. E tu? Anche a lui le dice io vestisse piangendo. E me la sta fra amico con cosa mi sei? Cosa di me? E si accomoda, sa, perché le donne
sono di là che piangono. Cioè, le donne sono di là che hanno i loro affari. E si accomoda. E si accomoda. Allora, aspetterò. Sì. Lei naturalmente sarà un po' foresto da Venezia, dico perché non capirà il nostro dialetto, la nostra lingua. Sa perché a me ogni tanto mi sbrizza qualche parola in realtà. Ma mi dica reverendo, a chi ho l'onore? Mi sono Don Alessio Battistella. Ed io Don Ulisse Tavernale. No, è una combinazione. Egli non si chiama Ulisse Bonetti? Sì. Ed io, Don Ulisse Tavernari. Ah. E sono incaricato di avvertire che Sua Eccellenza arriverà dopodomani. Ah. Che razza di magon che mega cavallo. Oh, che razza di chierra e stomaco che mega tiraria. Ma perché lei fosse a piacere il vescovo di Carlo? Sì, cioè no. Ma sa, visto che adesso è qui lei in quanto segretario del vescovo, mi lascio tutte le mansioni che neanche la verità, neanche lì sapevo quale che fosse, che dovevo farmi. Adesso è qui lei, segretario del vescovo. Come ha detto che si chiama? Don Ulisse Tavernari. Carlo Tavernari, benedetto. Don Alessio, parli pure in dialetto. Sì, caro. Posso capire benissimo. Ecco. E poi, tra noi semplici sacerdoti, cosa vuole, queste formalità, sì. Dialetto. Mi si scampavi, vinto qua in questa casa, che conoscevo un poco del cerimoniale è quello semplice, di campagna. Infatti è quello di città, di cerimoniale, neanche so che odore d'aria. Ma cosa se che appena ti ho detto questo, il cavo suo a tutti i costi che restasse qua in questa casa? Ma allora, lei perché ha accettato? Cosa vorlo, perché l'ho accettato? Intanto perché ho un benedetto carattere che non sono mai buon di dirte no. E poi perché si arriva qua in casa, sa, e nel fondo del vescovo sa, un ciaccolo, un cavalone untoso. E poi che dirò anche, che c'è anche un terzo motivo, perché in questa casa si sta da papi, se beve ben, se dorme ben, se mangia ben. Perché mi cavo, mi piace mangiare ben, caro, dove è carino? Don Ulisse Tavernari. Don Ulisse Tavernari, mi piace mangiare ben. Qua. Fanno altri preti, poveri preti, gli affari c'è tanto male, sa. Parlo per me, sa. No, dove adesso parli pure anche per conto mio. Ah, perché vuol dire che sono principale, cioè il vescovo, e sarei un poco cringe. Cioè, un poco avaro nel il linguaggio paritaliano, sì. Allora andremo d'accordo, caro dottore. Don Ulisse, certamente andremo d'accordo. Andremo d'accordo, sa. So c'è un'altra razza di uomo che sarà il vescovo. E poteva essere anche un vecchio brontolone. Ma mi se era un vecchio brontolone, già lo può anche mandarlo a quel paese, sta con i dovuti riguardi, ve lo sempre, perché sono sempre un superiore. No, vedrete, il mio vi piacerà. Sicuramente. Ah, ma non credo mica, sa, è un superior, non vedete bene, basta, vedremo. Dica piuttosto, Don Alessio, l'aspettano con piacere Sua Eccellenza. Come entusiasmo, addirittura, gli ha messo sotto sola la casa, gli ha cambiato camere per dormire, gli ha messo i quadri del soggetto religioso su tutte le pareti di casa, sa. No, ma scusi, sa, quello non mi pare tanto maravoso. No, quello non mi pare tanto. Quella che sei l'Antico Testamento. No. Quella sei la moglie di Lot, dopo che lui ha bevuto la fontana. Al putto. Sì. Sì. Gli ha tolto anche dei servitori in Ivrea. A noleggio. Anche a noleggio? Sì.
una caricatura, una erotibus. Mi dica, ma non sono ricchi? Oh, per quanto che il signor Formenti vada a star bene. Ma qua, chi che fa le spese di casa, se un fratello del signor Formenti, che si è venuto qua a Venezia per i festeggiamenti insieme con suo mugger, do ortolani che ignoranti come padre. Ma tanto dopo me cristiani, sa, dove mi ha detto don? Don Ulisse. Tanto ignoranti, ma tanto buone persone, tanto... E adesso farò una casa, se ho contento, e cerca un pretesto per mandarmi via, per non sfigurarmi fronte al vescovo. Ah, ricompensa! Che dico! Pensa, la vedremo! Cioè, lo dirò al vescovo! Se giusto! E tu lo dica se al vescovo che ce n'è giustizia bella e buona mandar via un povero cristiano che fa tutte le spese che spende, che gaspenduo qua, perché qua, papà mio, se conta la vita, sa, qua si spesa tutti i giorni, ogni momento, qua si mangia a mattina, a mezzogiorno e a sera, qua ti darai 3 alle 5 la portaria! Una portaria in più! Per via dei biscotti che mi fa compagnia. Ma io non capisco. Lei con tutto questo ben di Dio vuole andarsi. Ma cosa vorlo? Che mi parla di essere capitano di una gabbia dei matti? Matti? Mi sembra destinato. Matti, perché matti? Perché adesso si era messo in mezzo anche una vedovella. Una vedovella che la mostra. Ma cosa? Volevo dire che la fa figura da mostrare. Mi lo dico in confidenza a Edo, sa, perché il vescovo neanche mi riceria da dirlo. Sta vedovella la che fa alloggio da pesce strappo a tutti gli uomini che la incontra. E le tose. Era due, tre, non è una. Due care, due le serettose del signor Cornetti, sì, e le cose. Allora, mi dica almeno, le ragazze sono gentili. Sei sicuro? Bastano per stare in piedi, caro. Adesso, le sei curiose, perché la vedo bella. Sì. La che fa l'occhio del pesce stracco ai dottosi. Due? Ma uno? No, due, caro mio, qua se va, un piede mica va. Uno sei segretario del vescovo. Un gagliotto che glielo raccomando, sa. Perché se il vescovo sei compagno del suo nevolo. E l'altro, il fai giornalista dell'osservatorio romano, ma qui doveva essere una gran bala, sa, perché ha la sena scusa per venire in casa a far visitare altra cosetta. Però, adesso, Galeotti, mi sembra esagerato, sì. Galeotti. Scavettoncelli, in lingua pura, sì. E allora, sì, adesso, il pare dei dottose, e voglia sposare la piveccia, quella che è stata io al nevoto del vescovo. Tanta allora! Sì? Che fa a sapere il nome? Oh, ma... Me la metto lei. Io si ricordo pochi anni. Ma al tavolo! Sarà, ma non è... No, don Alessio, lei non si ricorda. Cosa vorrò? Tutta sta confusione in questa casa, mi è scritta fuori le parole dalla bocca senza che mi ricorda. Insomma, mi dicevo... E così? La vorrebbe maritare? Sì, la prima. Ma a chi? Un peggio bacuco qua, conte Bartolomasi, conte Bartolomasi. Anche un conte? Ma qua non è più finita. Adesso è toso e spera in l'intervento del suo zio vescovo per mettere a posto un po' la situazione. Passato di Don Alessio, se il vescovo non troverà le cose in ordine, io temo che il vescovo potrà andare un po'.
Ma se il vescovo è quella buona persona che lei dice di essere, si lascerà anche lui menare tranquillamente per il naso? questo sarà da vedersi. Sarà da vedersi. No, caro mio. Anzi, anche lui, visto che sei segretario del vescovo, in quanto tale, un poco democolo che dovrà portarlo a Galusano. Dove hai detto tu? Ulisse Tavernari. Bravo di Ulisse. Comunque va bene. Vorrei sapere, come adesso, dove potranno accomodarmi per questa notte? Oh, madre, la camera lì. Ah, bene. La segui sin alla mia. E così, lui, se stanotte gli avrà bisogno di qualcosa, basterà che batta sul muro e io lo sentirò deserto. Questa finalmente è una buona idea. Ecco sì. Così potrò riordinare le vesti e le carte di sua eccellenza. E dove le carte? Oh, in una valigia che ho lasciato qui fuori. Adesso vado a prenderla. In accordo il cameriere noleggio Casimirro! Mi si appella. Ecco sì. Ecco, passa. E passa portare dentro quella valigia del reverendo, la porta in quella camera là. Corro tosto, dice la caricatura, sa. Sì, caro mio, dice robe che non le dico. Ecco. Oh, grazie, sì, torni pure in camera, grazie. Ecco sì, lui adesso se vada di là, e là trova anche una poltrona, e vuole riposarsi, distendersi, mettere a posto il suo carte, e poi dare anche la sua fumadina. Fumelo. No, io no. Perché mi sì, caro. Perché lì, quando, lo so che non è decoroso comprendere fumare, ma amico, non so da non farsi del male a nessuno. E so da fargliela in barba ai miei superiori, mi fumo, caro mio. Anche le mugge? Eh sì.
E affari di famiglia. Via, via e sigarette, che qua si rifà, è il segretario del vescovo, via! Cosa gli importano gli altri? Fuma la vedovella, fumiamo anche noi! E sotto una fatica dico, penso l'amico? Scusa per questo, l'amico aveva fatto ci fare una paura. Signor, fermi qua, venga con me. No, questo no! Buon dì già,
Guarda che il vescovo è gamandà la sua corrispondenza. Parlo con te, è gamandà la sua corrispondenza. Tengo dita con te. Ah, buongiorno. Non puoi far che arriva. A chi vino con te? E chi andrà con te? Con te vino la vostra vedo bella. Cosa avuto che mi importa, mi bella? Ah, zia, e tutta stanotte non avevo fatto altro che remenarmi col letto, tutta una smania, e mino che sarà oggi un minuto per sentirsi la menzionare. Ma che se non lo so sognare altro che il vescovo, avevo altro per testa in questi momenti. E poi, la Edwige, la fa davanti che si metta a copito sopra notte. Copito soli? No, con tutti e anche con lui. E se ne hai accorto anche Don Alessio. Anche lui? Ma quella muggeretta simpatica e graziosa che cosa gusto che mi interessa a Nidella. Quella donna la ci mette con tutti, la da scandalo. Se prova a manire di mandarla via, aria, aria. Senta, sì, no. Anche in malora la mando, pur per far contenta la mia muggeretta. La meveccia. Oh, meveccia, meveccia a chi? Questo è un messaggio attivo nostro. Sì, va là, fammene mignogno, le va là, che ti sei un bel galetto. Lo gaditto ridendo, anche Don Alessio. E Nino Boggio, che lo dica né ridendo né piangendo. E Tino Balarghi, che il tuo beppi ti vuole un ben dell'anima. Oh, no, che mi facevi cantarigole! Meglio vuol dire che ti sia ancora sensitiva. Da trovare le parole col succaro, anche quando ti mica fatto la prima dichiarazione. Cosa resto tirar fuori le storie dell'arca di Noè adesso? Ballato ti oggi sbisighini, ti mica fatto girar la testa, e fui tua! E fosti mia! Viva il vescovo! Va bene, vado, ma ti giuri me che con quella donna? Te lo giuro! Ah, ti dica che aveva 20 anni di dosso! Questa virtù è una bella roba! Piccolo assassino! Ma! Ma guarda, se quella età, se la venire fuori a queste cerosie. Ma ho bisogno di parlarti. Ho visto la mamma, adesso, che nel sortir da Dio, la piangeva. Piangeva dalla soddisfazione. Non sei vera, mia madre soffre. Ieri sera la genere di pessimo umore. Ma spirito mio, sai che già la messa su certi matissi? Altro che matissi, l'ho detto anche a Don Alessio. Anche a lui di cosa si intriga ora? E il capito che se vedi ciaro che ti sei innamorato della vedovella e se la verità. La verità? Te la dormi la verità, aspetta che lo veda. E il contegno poi di la cara di vice, gente sera e gente indecente. La darà a finire che questo le scomunica tutti. Questo dopo, tutte le spese che gli abbiamo fatto. E la povera mamma. Da gente la sei diventata così magra, ma così magra che se non la mi chiamava, mi non la riconoscevi più. Esatto. Anche la Berta le sei indignata e ieri sera la si casfogà col conte. Cosa? Cassino, la Berta si casfogà col conte. Però veggia, la sei gelosa. La capisci io con l'innamorarsi del conte. La vuole il blasone da contessa. No, no, guarda, passa che ti spiega tutto. Non serve, non serve, non serve. Casimiro? Casimiro, comanda. Guarda, manda qualche donna dal conte Bartolomasi. Ma veloce, via. Povera amica, se l'ha già fatto, corro ad avvisare la Berta. Ma lei proprio tutte sante. La Berta, quel blasone, la contessa, la corona in testa. E presso il signor Cornetti. No, vedi, vedi! Chi è vero che se ne va? Non se ne può arrivare, ma non vuol far che arriva. Guarda, la manda tutta sta posta, guarda quanta, guarda che pesce. Quante lettere, che belle! E una che la fa sapere di
fa cagare nel paese, eh? Ma si stumato, dovuto che mi mette in gara per sottrazione della corrispondenza. Ora. Caro fratello, sentite e ascolti. Disgrazie, e disco, non è un altro ostione. No, no, arrivo. Sentite e ascolti. Caro fratello, per avervi su fino adesso fra il verde e l'insalata, hanno te voglia aver ricevuto qui certi modi signorili? Anche se mo. Sì. Per esempio, quando vi dici che siamo a Toia col vescovo e col conte, chi ti viene ancora con certi ostion, come che ti ha fatto ieri sera? Vabbè, uno solo! Uno solo! A te mi fa perdere quel poco di decoro che serve per il nostro nome. C'è da po' la combinazione che col vescovo a Toia siamo in tre, così uno. E dopo, tra l'altro, un treno se porta a scarogna. Come mai si non da l'altro che non accorda se. Ecco. No, se poi, a salissimo stretti come sarebbe. Ah sì. L'unica persona che mica avevo pensato che potrebbe andare a bagnare fuori. Sarebbe stata mia! Sarebbe stata mia, non so meno! Parla, ciao, parla! E se fai il tuo bene? Questa mattina per sarebbe mai aspettato! Che benedito va, caro! Che benedito va! Buongiorno! Sai, Lasse! Ciao, cosa vedi? Una luna per traverso! No, no! Se c'era qua che si discuteva candidamente e si diceva che siccome che col vescovo a Toia salissimo in tre, così vorrei che uno noi altri forse dovessimo cedere il posto? No, ma ti ne no noi altri, mica, mi solo. Che se come dir tutti do? Perché non altri femo di onore a famiglia? Non esageriamo adesso. Dillela tutta piuttosto. Non ne volete più. Proprio adesso che già rimondai all'articolo 20 a comprarsi due vestiti nuovi. Di cosa? Oh, ma noi altri? Noi altri dovremo la nostra decisione. Certo. Non se muovemo di qua. No, caro! Non se muovemo di qua, caro, noi no. Ma dite che noi altri non conosciamo gli usi, non conosciamo. Ma che usi e consumi? Intanto mio marito non gliene sbaglia una e gliela devo imparare a nostre spese. Beh, questo noi c'entra, no, noi c'entra, c'entra questo. Oh, Andrea, si cavano sul ponte del Rialto. Eccoci, rimani. E merendo, guarda che il vescovo da mandare la sua corrispondenza presso il signor Correnti, Venezia. Grazie. Oh, e dica lui! Ma dica che non c'è il momento! E dica lui che si qua fa il cerimoniale. Se no altri, se capiamo, comporta male in modo da far brutta figura con me. Che lo dirò dopo. Perché se qua è segretario? Ma me lo dico a come? Ma che lo diremo di là, dai, che lo diremo di là, dai! Che non sono mica una papa frida come fumine! Dai, vate là adesso, va! No, perché qui ti sei un macaco! Insomma, vate là, te lo dico! Casimiro, è che morte il tuo caffè di Boggio in Deverino?
aspetto. Vado subito a dare le disposizioni opportune, vado. A me basta un semplice catenevo ristretto e, se possibile, con voce di mistratto. Sì, sì, anche a me un caffettino ristretto. Chiede scusa, sai, eccellenza, ma il demente vescovo in pressa, perché mi qua, a furia da tenirne, mi sono morsega tutta la lingua. La mia astuzia ormai mi ha fatto vedere quanto basta. Ho scritto già una lettera al mio nipote perché venga qui e spieghi ogni cosa. Poi io me ne andrò. E va via. Oh, ma certamente lei mi avrà piacere. Ma non se parli, eccellenza, se parela. Confesso, Don Alessio, che lo stratagemma che ho ideato è stato veramente azzardato. Sì, me ne sono accorto. Eccomi qua il caffè. Oh, e l'ho fatto proprio bom. Grazie, buona donna. Grazie, scusi. Voi potete portare questo biglietto a Giorgio Catelli? Conoscete l'indirizzo? Oh sì, ma lo conosce anche Don Alessio? Anche Don Alessio? Eccellenza, per la parte della corrispondenza clandestina? Sì, beh, capisco. Sa, chi aveva dato la chicca era più grande. Troppo volgare per un vescovo, eccellenza, troppo volgare. Troppo gentile. Grazie, ma caro. Mi sa, Alessio, a me preme la felicità di mio nipote, al quale voglio tutto il mio bene. Però qui, in questa casa, vedo qualcosa che non va. Quella vedo bella, per esempio. Bisogna della pista, bisogna della pista. Poi mi sono simpatici quei due campagnoli. Quanto simpatici sono quei due. Solo quelli, eccellenza. No, anche lei. Caro. Anche lei. E siccome so, chissà, presumo che le sue condizioni siano alquanto modeste. Il malore, eccellenza, il malore. Io vorrei giovarla in qualche modo. Gli incarichi ricevuti, qualche attestato di lode, se ne ha. Pochi, eccellenza, pochi. Beh, allora, di lato principale, insomma. Io intanto, Don Alessio, prendo la corrispondenza e vado in camera. Perché sinceramente la gita di stamane mi ha un po' stancato. E poi devo vestirmi da vescovo anche. Oh, ci pensa. Comunque, faccia così, Don Alessio. Sì. Scriva. Sì. I dati principali. Sì. E mi raccomando, non sia modesto. No. Tu per più poter scrivere che è un po' chiacchierone, quello sì. Ecco, mi ha segnato la rotta, questa è eccellenza. Sì. E adesso? Ma che benedetto uomo, ma che brava persona. Benedetta quella volta che sono venuti a staccare. Fui consacrato
sacerdote nella chiesa di Santa Giustina a Padova. E diedi la prima messa nel 1912. Fui nominato vicario coadiutore a Santa Croce Vigolina. Don Alessio, vedo che sei solo. Ho bisogno di parlarti prima che arriva il vescovo. Adesso non posso. No, sei già troppo tardi. Adesso non posso. A Santa Croce Vigolina. In quel di Vicenza, ameno paesello. Lu, e me vede che io ci giungo. Ho pianto tutta la notte pensando a lui. A lui? Ma no, a lui. Al mio Giorgio. Stamattina ho tolto una grave restrizione riguardo a lui. A Giorgio. Che gli voglio tanto bene. La ringrazio della confidenza, ma non posso saper cosa e non vedo cosa che c'entro lì. Come non vede? Se lo orbo per non aver visto il contegno di Giorgio con la cara vedovella ieri di sera. Ma se lo credete in geosirme, mi giri di sera ho fatto la mia parte col conte Bartolomasi. Tanto che Giorgio è andato via tutto arrabbiato. E cosa vorla che me ne importa a me? Se lei è un poco di buono. Lei dimmi. Ma no, quella donna. Oh, allora la parla ciancia. Perché con tutti sti vecchi e con tutti sti lui, mi non capisco più niente, non so neanche di chi la parla. Guarda, capio. E poi, non capisco cosa che dentro mi, povero prete. E che per niente, perché lui è stato testimonio quando... E che colpa me ne goggio mi, se ogni volta che arrivavo qui, innocente agnello pasquale, o altri qua in casa, che toccavi, mi imbrassavi, mi basavi. Ma è già la testimonio. Ah, e la batte duro questo testimonio. Ecco qua, queste delle sue lettere. E senta che parole che mi scriveva. Sì, la melassa starsa, la melassa starsa. Mia adorata, mia, tutta mia. Che esagerato. Ti chiamerò prima della morte. Che resistenza quel dorso. Quando il vedarà che mi mandi in brio le sue lettere da lui, che è una persona seria, e crederà che mi sia veramente intenzionata a contar tutto. E il che penserà sola, e il che avrà paura di perdermi, e se disperarà, possibile, e dirà, e ora mi do Alessio, la sé risoluta. Io non dico niente. E salvo, ma se vi voglio tanto bene, e lui, qualcosa di dare di dispiacere. Mi non dico niente. E salvo. E lui, e lei, e lui, e lei. La passa a modo mio, quelle lettere, la che le dava in drio ela, tanto mi so come andrà a finire tu. Finirà Ela a far la pace con lui. E il tuo castellino, mi voglio che Giorgio sia il primo a sbattarsi. Non tengo niente. La letegna Ela tutte ste lettere. Mi le metto sulla tola. Dopotutto lui, se sta testimonio, diselo di sì. La barra, la barra, la sena bella macetta, sì. La barra la. Ride, e ora la sedita. Oh cavolo, non sentito niente. Oh, bello. Ma Sara cosa che fa? Se tutto va bene, sa lo cosa che faccio. Lo invito alle mie nozze come... Come testimonio, la so a memoria ormai. Ah, grazie, Don Alessio, grazie. Che simpatico che sei. Ma guarda che cosa che mi tocca capitare in questa casa, perché le 4-5 magnaia gratis e intanto mi non sono da avanti con la storia del mio sacerdozio. Ma chi gridava qui? Caro mio, rumore da strada, se modo passi dal ponte degli Alpi. Eccellenza, ecco, appena finito qua,
Ecco, che mi manca ancora qualche piccolo attestato che esiderà in camera mia. E vado subito a Torlo, anzi, vado subito a Torlo. Allora, io intanto prendo quello che lei ha scritto, don Alessio. Vado subito a Torlo. Ecco, subito. Don Alessio, è il verbo, presto! Io verso più nessuno!
rimanga qui? Sì. Lei, deve spiegarmi che cos'è questo imbroglio. No. Chi era quella donna che prima usciva dalla sua camera? Se la sonnambula, eccellenza. Non scherziamo, la sonnambula. Sì, eccellenza, è mia zia che va soggetta a tali crisi da camminare dormendo. E lei? Perché bussava alla porta di don Alessio? Ecco. Ecco, io bussavo per avere notizia. Circa. Forse circa, circa una questione un poco delicatella. Le mie lettere, don Alessio, non avrei mai creduto capace di simile azione. Lei le aveva puzzate là sul tavolo. E sua eccellenza le ha brincate e le si è portate in camera. Eccellenza, quelle lettere sono mie. No, siamo giusti. Queste lettere sono di mio nipote, che certamente mi avrebbe autorizzato, sa, a leggerle. Sì. Mi avrebbe autorizzato. E come mai le aveva don Alessio? Se che, eccellenza, se che... Oh, se che... Lasci parlare la signorina. Ecco, sarà meglio. Mi sono accorta che Giorgio, il signor Giorgio, non era più affettuoso con me. Ma se queste lettere sembrano scritte con tutto il cuore ad una ragazza che sembra lo ricambi di pari affetto, come fai? Prima, ma adesso non mi vuoi più bene. E così l'avevo approdato un Alessio da restituire. Sì. E questa lei la chiama un'incombenza un po' delicatella, don Alessio. Sì, che... Oh, sei che... Sì, che... Sì, che... Fa di bella la figura a tacere. Sarà meglio. Adesso è che fa la corte spietata ad un'altra donna sotto i miei occhi. E lei, solamente per questo motivo, vorrebbe prendere una decisione così drastica? No, eccellenza, io voglio essere sicura del suo affetto, perché voglio essere per lui una moglie innamorata e fedele, come voglio in lui uno sposo innamorato ed onesto. Questi sono ottimi sentimenti, non ne parlo adesso. Mi voleva lo papà spiegare cosa. Ma come mai la signorina sei qua? La signorina è qui per un motivo molto serio. Se permette, eccellenza, mi ritiro i miei appartamenti. No, dovrà essere, rimanga qui. Lei è troppo dentro la faccenda. Sì. Può sempre servire da buon testimonio. Sì, ma testimonio vita naturale durante. Queste lettere dovrebbero essere restituite a te, Giorgio. Oh, c'era da immaginarselo sto bel gesto. Specialmente dopo il contegno di ieri sera. Sì, è vero, l'ho fatto male a mostrarmi leggera verso il conte, ma l'ho fatto per vendicarmi. Oh, sì, una comoda scusa, signor zio. Mi sono venuto qua per riportargli le sue lettere. Oh, ragazzi, che me ne faccio io di questi pacchetti? Che me ne faccio? Restituirgliele perché la vuol diventare contessa. Restituirgliele perché vuol sposare la vedova. Oh, signorina. Lei vorrebbe maritare forse quel vecchio. Ma se mio papà che faria? Vorrà dire allora che al padre potrò parlare io. È inutile, dal momento che Giorgio vuol troncare. Ma anche lei però, ma anche lei voleva fare la stessa cosa, mi sembra. No, eccellenza, lo sa anche Don Alessio. Oh, ah, bravo. Ma va là, venite qua, sapete che siete due furboni, ma prendete le vostre lettere, sì. E venite che parliamo piuttosto. Parliamo, perché è giusto che voi capiate. Cosa? Lui e lei. No, signor Cornetti, no, si alzi per favore, signor Cornetti. È lei che deve scusarmi per la mia attenzione, e del resto, per la verità, mi è stata anche molto utile, sa. Io sono venuto qui
Forse potrà anche sapere il motivo per far piacere a mio nipote. Questo lo so, questo lo so. E la ragione più vera è quella di avvicinare, di conoscere da Berta sua figlia. Perché mio nipote l'ama e la vuole sposare. E ho appurato che i giovani hanno ottimi sentimenti. Cosa? Ella? Lui? Ma lei non lo sapeva. Giuro, mi giunge l'uomo. E così, da parte mia, vista la bontà soprattutto della ragazza, sua figlia, io non avrei nulla in contrario se potessimo unirli. Questo è un grande onore che Sua Eccellenza mi fa, ma se che... Se che... Se che la Berta, la se promessa al conte Bartolomeo. No, no, siamo giusti, signor Giuseppe, è stata lei ad impegnarla. Papà, a me che voglio tanto bene a Giorgio. E perché tu me l'ho capito? Perché se lo chiedere a Sua Eccellenza ti avresti detto di no. E mi cosa che dico al conte Bartolomasi? Ci pensi lei, signor Giuseppe. Ma io... Chi ha fatto del male, faccia la penitenza. Ecco. Vescovo. Ma se lo voglio capire comunque, non voglio aiuto niente. Il signor Conte Bartolomasi, con permesso. No, non resta qua. Volevi aver bisogno di un testimonio. Quanto presto? È un testimonio. Prestissimo, come fa? Dov'è la penta? Oh, i tutti di là, perché se arriva il vescovo. Meglio così, lo saprà anche lui. E ti sarà anche a te, caro amico. Come? Non mi chiami tuo figlio? Sì, senti te e ascolti me. C'è qualcosa di nuovo? Niente, abbiamo guardato. Guarda, il tuo matrimonio è successo un piccolo equivoco. La Berta la temo il bene. Ah, sì, lo so. Ma non mi ha appena detto che lei si è innamorata del nevoto del vescovo e che non sposerà altro che lui. E tu lo chiami piccolo equivoco? Ma cosa gusto? Della confusione di sti giorni mi già la passata in mente. No, ma dovevi ricordartelo. Non ne parlo da lei. Se sa dove farsi un gruppo sul fascioletto, no? E io ti ho comprato questo braccialetto. Come bello! È così. È ancora Renata. La chiamando Renata. La Renata? Vuole ritirarmi dal peggio? Il resto ti devi scusarmi, figlio mio. No, guarda il figlio. Ma ti può lasciarlo ancora a casa? E in che modo? Ma con tutta la confusione. E poi, tu mi avessi per detto che la Berta e la Renata le piaceva tutte insieme. E mi ho fatto tutta una confusione tra la Berta e la Renata, la Renata e la Berta. Ma a me piaceva di più la Berta. E mi pareva la Renata. Di sala mi pareva più adatta a te. Sì. Mi pareva più al tuo temperamento romagnolo. Mi pareva più... Fatami più... Ah sì, perché no? Così potrei dimenticarmi che le tue menti devi chiudere. Venga, facciamo a papà. Parla in lingua italiana, che il momento è solenne. Tutto giusta, crede lui. Parla, amico. Signorina Renata, ho l'onore di porgere questo regalo. Carmine! Oh, che bello! Ah? Grazie.
che io concedo con tutto il cuore. Cosa ne dici? Onoratissima, ma mi sei un piccolo inconveniente, oh, piccolissimo. Anche lei? Che mi posso accettare? Presente, ma in quanto la mano sono innamorata di un altro, lo sposerò chi quello? Ah, questo! E tu lo sapevi? Non sapevo niente! Sei uno scherzo! Ma se lo sa non deve essere! Ma chi sei lo che non scherzi? È il giornalista dell'Osservatorio Romano! Quello che veniva per le interviste! Per le interviste sì! E veniva per casa, per via della tosa, no per le interviste! E sarà uno di quelli che mi ha dato destro sin par lettera! Come ho mai e poi mai! La vedremo, si proponi anche le scappate insieme! Ecco! E mentre se la leggo un convento! Ma papà, torniamo in casa un vescovo e non ti puoi far scandali, vero Don Alessio? Non se può, non se può, vietato! E io cosa me ne faccio di questo? È il che lo daga la vedovella, quella col tutto! Su per le scale che basava la vedovella.